Gabriele Vianelli, Musica Chioggia, un nuovo nome, un'innovazione anche di contenuti. Sì, ci sono delle evoluzioni nel nostro percorso, apriamo un po' di più ai giovani, alle nuove tecnologie, video e concerti di vario genere, non solo jazz ma anche cantautorale, poi vedremo anche dove ci porta questo percorso. Nicolò Dall'Occo oggi ha portato i saluti del Conservatorio di Adria. Come viene coinvolto il Conservatorio nell'organizzazione del programma di Musica Chioggia? Allora, il Conservatorio fornisce, diciamo così, due gruppi per le prime due serate di apertura della manifestazione. Manifestazione che viene fatta per questo rinnovamento dell'Associazione Musicale Clodiense e offre a noi musicisti un'opportunità unica di esibirci in un contesto cittadino come quello di Chioggia, che è bellissimo, e con della musica, insomma, di qualità. Assessore Elena Zennaro, alla proposta teatrale si aggiunge quella musicale di qualità. Sì, questa mattina abbiamo fatto conferenza stampa proprio per promuovere il calendario estivo. Iniziamo già lunedì con il Festival della Musica. Abbiamo una ricca offerta quest'estate grazie a Chioggia Musica, che ci permette di portare la musica classica per le strade, ma anche jazz e blues. Abbiamo una formula molto accattivante per il primo Festival della Musica, che inizia appunto lunedì, con la combinazione aperitivo e musica. Quindi andiamo a solletticare l'aspetto turistico, enogastronomico e culturale della nostra città. Confidiamo che possano arrivare, oltre che tutti ovviamente i nostri concittadini, ma anche molte persone richiamate da questo evento che dura tutta una settimana e che prosegue poi con il musica, la musica in laguna, e ci porterà ad avere un luglio ed un agosto molto ricco in termini di musica. Musica di qualità e giovani, una sfida impegnativa? Sì, impegnativa, però il conservatorio ci prepara a questo tipo di situazione e è quello per cui viviamo. Noi vogliamo questo e Chioggia e l'associazione Clodiense ci stanno dando questa opportunità che per noi è importantissima, è bellissimo.